Daydream è anticipazione episodio 141, Sean in fin di vita per un grave incidente. Prima di partire per il giro del mondo in barca, Sean e Sanem decidono di chiarire la situazione con i genitori di lei e chiedere la loro benedizione. Ma durante il tragitto in auto, i due subiscono un terribile incidente. Sanem, scaraventata fuori dall'abitacolo, riesce ad alzarsi, ma ritrova Sean ferito e privo di sensi nell'auto. Jeanne è in coma nella rianimazione di un ospedale. Tutti, amici e familiari, sono fuori dalla stanza e lo osservano disperati dalla vetrata. Emir Re dice al padre che la situazione è critica. Gli Adin si chiedono dove sia Sanem ed Emir Re dice loro che lei sta bene. Intanto la ragazza si trova in un'altra stanza e le infermiere, supportate da Leila, faticano a trattenerla. Sanem vuole vedere disperatamente Jeanne e stringe in mano la collana con il suo anello. Con l'arrivo di Niat l'accompagnano davanti alla vetrata della stanza dove è ricoverato Jean e nel vederlo attaccato alle macchine in Sanem aumenta la disperazione. Poco dopo giunge il medico che spiega che Jean ha subito parecchi danni e sta rischiando la vita, devono essere preparati a tutto. Tutti sono angosciati. Nei giorni successivi Sanem si riprende e si reca tutti i giorni accanto a Jean, che è stato trasferito in una stanza, e gli legge il suo libro, nella speranza che lui possa riaprire gli occhi. Passa un mese e finalmente Jean si risveglia. Subito chiede che cosa gli sia successo e il padre gli spiega che ha avuto un incidente ed è stato in coma. Chiede inoltre se ci fosse qualcuno con lui e Sanem gli dice che c'era lei, ma ora sta bene. Jean riconosce genitori e fratello. Sanem gli chiede se ha qualche dolore e lui risponde che ha mal di testa. Poi chiede chi sia e lei risponde: la tua Sanem, ma lui non si ricorda di lei. Sanem, dispiaciuta, corre fuori dalla stanza e Leila le chiede cosa sia accaduto. Mentre le racconta l'accaduto, sopraggiunge il medico e le spiega che alcuni ricordi possono perdersi per un tempo limitato. Intanto nella sua stanza Jean chiede chi sia quella ragazza e Aziz gli dice che con lei ha vissuto un grande amore. Poi Jean chiede di Pauline ed Emir Re gli dice che tra loro è finita. Mekibè viene a sapere ad Emir Re che Jean si è risvegliato, ma che non ricorda alcune cose. La donna, parlando con marito, inizia a dare la colpa a se stessa, consapevole di aver creato tale situazione, ma Niat non accetta tale discorso e dice alla moglie di smetterla. In ospedale, il medico consiglia ai familiari di far tornare Jeanne alla vita normale, perché questo potrebbe aiutarlo a recuperare del tutto. Seduti su una panchina, Jeanne e Sanem parlano tra loro e lui le chiede come si siano conosciuti. Sanem racconta che lei è la sorella di Leila e che si sono conosciuti in occasione della festa del 40° anniversario della compagnia. Gli racconta inoltre del bacio e che si sono innamorati e hanno avuto parecchi ostacoli. Poi la compagnia è fallita e gli dice dell'incidente proprio quando avevano deciso di fare il giro nel mondo insieme. Jeanne allora riconosce che hanno vissuto un amore pieno di emozioni, ma Sanem aggiunge che lei lo sta vivendo ancora. L'indomani Jeanne viene dimesso dall'ospedale e viene portato alla fattoria, dove tutti lo accolgono gioiosamente. Lui però è ancora un po' distaccato e non si ricorda di quel luogo. Oltre a Sanem, anche Muso è dispiaciuto che Jeanne non si ricordi di lui. Sanem intanto contatta la ditta cosmetica che precedentemente aveva fatto la proposta per la sua crema. Decide di accettare l'accordo con loro a condizione che la Frigiarica si occupi della campagna pubblicitaria. In questo modo, grazie al denaro ottenuto, riescono a rientrare nella vecchia sede dell'agenzia. Sanem raggiunge Jeanne nella veranda e gli chiede se si stia abituando. Lui risponde che non è proprio così. Poi le chiede perché non abbia accettato prima quell'offerta e lei gli spiega che stavano per partire per il giro del mondo in barca. Jeanne dice che non ricorda nulla, poi aggiunge che vorrebbe poter schioccare le dita e ricordare, ma non funziona così, anche se farà tutto il possibile. Lei gli fa presente che non è abituata a lui, che le parla come fosse una sconosciuta. Più tardi Sanem continua a scrivere il suo libro. E dice che è molto triste di non essere più nel suo cuore, nella sua anima né nei suoi occhi, però cercherà di essere paziente finché lui non ricorderà. Tutti cominciano a darsi da fare per rimettere in piedi l'agenzia. Sanem è l'anima di questa ricostruzione e riesce a motivare tutti ad andare avanti.
La ragazza augura a tutti tanta fortuna, sicura che avranno successo. Afferma che hanno fatto un grande passo per loro, sebbene la cosa più importante sarà aiutare Jean a ritrovare la memoria. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!